su MS Centro Celebration Channel. Siamo al Ponte 11, il Ponte Meraviglia, e il ponte dove si trova la nostra cabina. La nostra cabina si trova come al solito a poppa, è la 11246. Ora andiamo a vederla insieme. Indossiamo correttamente il dispositivo di sicurezza che deve essere correttamente indossato nelle aree interne alla nave e anche nelle aree esterne qualora dovesse esserci molta calca. Andiamo. I punti che hanno le cabine sono collocati in una maniera particolare. Le cabine pari si trovano sul lato di destra della nave, le cabine dispari sul lato di sinistra, per cui è più facile ritrovare la propria cabina. Proseguiamo e andiamo a vedere la nostra. Eccoci qui, siamo arrivati alla 11246, la nostra cabina. Anche i bagagli sono già arrivati. Ora potremo portarli all'interno e disfarli. Possiamo notare che nella MSC Fantasia, a differenza della MSC Grandiosa, lo stile non è di certo trascurato. Infatti notate, i corridoi sono sempre molto rifiniti, sono particolari. Anche su ogni cabina c'è la vedetta con la luce che illumina il numero della cabina. Insomma, diciamo, eleganza non manca, e soprattutto la cura dei dettagli. Per accedere alla nostra cabina utilizzeremo sempre la nostra cruise card. Noi siamo passati a carta oro dalla scorsa crociera ed ora noi inseriremo la nostra tessera all'interno del dispositivo d'ingresso e accederemo alla nostra cabina. Non ci sarà riuscito. Ecco qui. Questo è il solito dispositivo nel quale va inserita la cruise card per far sì che tutte le funzioni della cabina siano disponibili. Abbiamo inserito la cruise card e la cabina si è attivata. Siamo entrati nella nostra cabina, vediamo insieme. La cabina si presenta subito in una maniera molto elegante. Notate che questa volta, a differenza della MSC Grandiosa, non abbiamo il letto vicino al balcone, bensì da quest'altra parte. Si nota subito una differenza di stile. È uno stile più elegante, a differenza della Grandiosa, che ha un design molto moderno. Infatti vedete anche le abat-jour sul comodino, che sono molto eleganti, color oro. Anche le luci all'interno della cabina sono più calde, con questa testata del letto imbottita, appoggiata a questo pannello in legno. Comodini che hanno uno stile diverso, di design più classico rispetto al moderno che era sulla MSC Grandiosa. Vi allegherò in descrizione in ogni modo il link del video della cabina dove abbiamo alloggiato sulla MSC Grandiosa. Ricordatevi comunque di iscrivervi al canale e cliccare la campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità. Di fronte al letto, per dare anche profondità alla stanza, uno specchio a tutta altezza, comodo, così che quando ci si prepara si ha anche la possibilità di potersi rimirare con comodità. L'armadio non è stato collocato così come al solito di fianco al letto, bensì si trova nel corridoietto all'ingresso della cabina. L'armadio è anche, devo dire, più grande rispetto a quello della MSC Grandiosa, e tutto ciò a nostro beneficio perché è più comodo. C'è stato fornito il daily program come al solito, infatti ecco qui il programma giornaliero per oggi, il daily planner, dove ci sono tutte le attività che si possono svolgere a bordo durante la giornata in tutti gli orari.
quindi facilmente consultabile. Quest'altro è un foglio dove si parla della MSC Foundation, che sarebbe un'organizzazione della MSC Crociere, dove si possono effettuare donazioni. In ultimo il foglio delle escursioni, il libricino delle escursioni, dove si possono scegliere tutte le escursioni per la nostra crociera. La Fantasia vengono forniti questi teli per la piscina color arancio, a differenza di quelli color sabbia sulla Grandiosa. Poi abbiamo una bella zona soggiorno che, a differenza della Grandiosa, mi sembra anche più spaziosa. Abbiamo un tavolino che su Grandiosa non è presente, un divano che è più o meno sempre delle stesse dimensioni, e poi c'è, come al solito, la scrivania con la specchiera, le prese europee con le prese americane, prese per la ricarica USB, e poi le mascherine, il foglio per quanto riguarda l'ordinazione della colazione in camera, pacchetti internet, il documento sulla salute e il tariffario del minibar. Poi, così come anche sulla Grandiosa, il telecomando viene fornito all'interno di questo sacchetto. Perché? Perché è stato igienizzato e quindi è pronto per l'uso. La TV è una TV più piccola, a differenza di quella della Grandiosa, che è una TV a schermo piatto particolarmente grande, però siamo in crociera per divertirci, non siamo venuti qui per vedere la televisione, per cui è un dettaglio tutto sommato trascurabile. La cabina, come dicevo, è sui toni del rosso e del bordeaux, per cui anche la nostra tenda è bordeaux. Andiamo a vedere insieme il bagno. Siamo all'interno del nostro bagno, nella nostra cabina. Si presenta subito accogliente e spazioso. Per quanto riguarda la metratura, si può dire già a primo impatto che è più abbondante rispetto a quello della Grandiosa. Non è un super bagno in termini di dimensioni, ma è utilizzabile in tutte le sue forme e anche comodo. A differenza della MSC Grandiosa, però, la doccia non ha la cabina ma la tenda. Tutto sommato la doccia è ampia, per cui ci si riesce a lavare comodamente. E poi, come al solito, il piano del lavandino, che è sempre molto curato, con questi piani in vetro che sono utilizzabili. E poi al di sotto del lavandino ci sono altri ripiani all'interno di questi sportelli. E sono chiaramente utilizzabili. Cosa particolare, all'interno della doccia è presente questa gordina che si allunga e si aggancia in questo supporto, ed è utile per stendere gli indumenti bagnati, così come anche ad esempio i costumi dopo che si rientra dalla piscina o dalle vasche idromassaggio. Anche perché al di fuori della balaustra del balcone non è possibile stendere panni. Ora andiamo infatti a vedere il nostro balcone. Il balcone si apre tramite questo dispositivo di sicurezza. Non ha la solita leva sulla maniglia così come sulla MSC Grandiosa. Si preme questo bottone e si apre il balcone. Questo non è un balcone, è una terrazza. È davvero immenso. C'è da dire che, per quanto riguarda lo spazio, su questo balcone, su questa terrazza, sicuramente non mancherà, senza alcun dubbio, almeno 2,5 volte quello che avevamo sulla MSC Grandiosa. Ed in tutta onestà devo dire che non me l'aspettavo, considerando il fatto che la MSC Grandiosa è una nave più grande rispetto alla Fantasia. Devo dire che sono rimasto davvero sorpreso.
ricordiamo sempre che noi ci troviamo in una cabina di poppa, le cabine di poppa sono in numero limitato e quindi hanno anche un balcone un po' più importante, così come credo che anche la metratura della cabina sembra apparentemente lievemente più abbondante. C'è da dire anche un'altra cosa, la MSC Fantasia ha, come dire, una pancia. La nostra cabina infatti si trova nella parte più sporgente della pancia, per cui probabilmente anche per questo motivo il balcone è più abbondante. Però guardando bene anche le altre cabine di poppa che si trovano sotto di noi, mi sembra altrettanto di vedere che le dimensioni del balcone sono comunque importanti. Abbiamo sempre la nostra visuale panoramica, il mattitone di Genova, il palazzo della MSC lì in lontananza. E a differenza dell'altra volta, come spiegavo nell'altro video all'arrivo, è stato necessario imbarcarci al Ponte Colombo e non al solito Ponte dei Mille. Perché? Perché al Ponte dei Mille stanno effettuando il dragaggio per far sì che l'anno prossimo potrà essere accolta la MSC World Europa, che debutterà anche qui nel Mediterraneo. Sarà quindi la nave più nuova della flotta MSC e avrà dimensioni davvero generose, tant'è vero che è stato necessario abbassare il fondale, che era sì sufficiente ad accogliere la MSC grandiosa nave da 181.000 tonnellate e dovrà quindi poi essere allo stesso modo fruibile dalla MSC World Europa, che se non erro dovrebbe superare le 200.000 tonnellate. Questo quindi il motivo per cui è stato necessario imbarcarci dal Ponte Colombo. Oggi a Genova godiamo di un clima come al solito idilliaco. Perfetto, il cielo è perfettamente terso, non c'è una nuvola all'orizzonte, mentre in Italia basta sentire qualche previsione meteo per rendersi conto che in alcuni comuni sta nevicando e in altri diluvia copiosamente, mentre qui dove siamo noi c'è il sole. Il clima è piacevole, la temperatura non è rigida, per cui si può stare in balcone anche con la sola maglietta, e quindi ci sono tutti i presupposti per una piacevole crociera. Non poteva mancare il collaudo anche del divano all'interno della nostra cabina. È arrivato però il momento di disfare i bagagli, quindi questo video termina qui, ma vi preannuncio che ci sarà un video, un tour della cabina più dettagliato, dove vi mostrerò ogni dettaglio di questa cabina a bordo della MSC Fantasia. Per cui, se vi è piaciuto questo video, mettete un like, commentate, iscrivetevi al canale e cliccate la campanellina per rimanere aggiornati su tutte le novità a bordo della MSC Fantasia. E non dimenticatevi di iscrivervi anche sul mio canale Instagram. Ciao a tutti!